Avvocato Vitale, il problema delle discriminazioni ai confini con Polonia e Slovacchia per quanto riguarda le persone extracomunitarie o le persone Rom, cosa si può dire? Direi che quello che sta succedendo a quelle frontiere dimostra, insomma, quello che abbiamo capito da tempo, cioè che c'è un razzismo diffuso che riguarda i paesi di Visegrad, ma non solo del gruppo di Visegrad, che ci deve in qualche modo, in questo momento più che in altri, interrogare. Cioè, noi siamo tutti colpiti ovviamente da quello che è successo alle popolazioni ucraine, da quello che sta succedendo alle popolazioni ucraine che sono costrette a fuggire dalla guerra, ma questo non deve farci dimenticare e non ci fa dimenticare tragicamente che ci sono tante persone che sono in difficoltà, che scappano dalle guerre, che comunque hanno una vita normalissima in Italia, in Ucraina, nel loro paese e poi sono costrette a migrare. Credo che in questo momento dobbiamo ripensare integralmente il nostro approccio rispetto al fenomeno dell'immigrazione, un fenomeno strutturale, un fenomeno che ci riguarda tutti, un fenomeno che ci fa crescere tutti. In questo momento pensare di avere una famiglia ucraina come nostri vicini di casa non ci spaventa, anzi ci esalta in qualche modo. Ecco, dovremmo cominciare a pensare che avere una famiglia nigeriana, una famiglia gambiana, una famiglia pakistana, una famiglia o una persona argentina piuttosto che cinese ci fa crescere tutti. Questo forse, ripeto, è il momento di ripensare integralmente anche le nostre leggi sull'immigrazione e di finalmente decidere che esistono le guerre purtroppo e allora devono esistere le frontiere aperte. Grazie. Grazie a voi.